Campo Mancini sul fronte sinistro, partiti intanto agli ordini del signor Alessandro Gervasi di Cosenza, coadiuvato sotto la nostra postazione da Marucci di Rossano e dall'altra parte Fanara di Cosenza. Adesso è la Flaminia che manovra con il numero 3. Il cross per la testa di Altobello che la sblocca subito. Enrico Altobello, il gol del San Marzano dopo due minuti. Enrico Altobello la sblocca subito. Minuto numero 2. Poi lancio lungo di Rossi di testa. Svetta il numero 6 Boccaccini. Prova la conclusione da lunga distanza, precisa per il destro di Rossi, cerca il duetto nello stretto con Marotta, se ne va Marotta, il cross e il raddoppio! Raddoppio del San Marzano con Nicola Ferrari! Sari, padrone di casa, Musso di testa, la respinge però sui piedi di Igini, il cross, Sbilenco, si ostacolano in due, Musso va a creare problemi ad Altobello, sono rimasti a terra. Provare ad andarsene, il numero 11 della Flaminia parte in contropiede la squadra ospite, il russo davanti a sé, Musso, pallone in orizzontale, il destro del numero 7 Bertoldi, svirgolato, finisce azione Ferrari, prova a innescare la velocità di Camara che se ne va a pericolini, a spazio per servire Marotta, il diagonale fondamentale, la spaccata, l'espirata di Marotta, batte il calcio d'angolo, pallone al centro dell'area, flipper, la sfera resta lì e poi viene respinta, fallaccio adesso di Altobello, non è così per l'arbitro, allora Marotta può andare a Rossi a destra, servito sul lato corto dell'area di rigore ancora per vie centrali di Gennaro, avrebbe spazio per tentare la conclusione che arriva con doppia smorzata, non so dove Di Cecco avrebbe potuto provare di prima intenzione, poi conclusione dal limite dell'area, da parte dal limite, pardon, dai 25 metri da parte di Tirelli. Di Gennaro va a pressare di testa, gli restituisce palla Ferrari, ancora Di Gennaro, Di Favo e la rete! Minuto numero 43, terzo gol del San Marzano! Di Gennaro finisce dunque qui il primo tempo dopo due giri di lancette, oltre il 45esimo il parziale è San Marzano 3, Flaminia Civita Castellana 0 al secondo. Secondo al quinto e al 43esimo della prima frazione di gioco, non ci sono cambi invece per il San Marzano. Inizia questa ripresa, si riparte dal parziale di 3-0 in favore del San Marzano maturato nei primi 45 di gioco, ovviamente grazie alle reti di Alba. Allora può ripartire la Flaminia di testa, Staugiuk la sventola e la gran parata di Cevers, davvero bella combinazione da parte del Marotta, arriva la sovrapposizione di Rossi, servito immediatamente lato corto dell'area di rigore, il cross, Camara, cosa riesce a sbagliare Camara, sinistra di richiamo, il pallone in fallo laterale, Perez cross sul secondo palo, Musso svetta, ma il pallone è ancora lì, azione ancora viva per la Flaminia, cross basso per Di Cecco e Cevers ancora provvidenziale, fiato ai suoi compagni d'attacco, intanto Marchi limite dell'area, lo russo deve accentrarsi per poter tentare la conclusione e ancora Cevers ci mette le mani, Rossi a fare la parte del centravanti lì al centro dell'area, il pallone resta ancora lì, il San Marzano può recuperarla con Marotta, 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 la parata e la rete! Aspettavamo di spingerla con le mani in porta. Gala è bella che è indirizzata ora, ovviamente la San Marzano deve gestire. Igini, limite dell'area, il pallone, la rete del 4-1 con re di rigore, il pallone arriva dalle parti di Rossi che con calma ha Emanuele accanto a sé. Eccolo qua il greco. Cross per Meligio! E...
grande intervento, può andarsene Meligio, Cuomo è solo davanti al portiere, ha un compagno accanto a sé, scavetto di Cuomo che divora, non fare fallo. Centrale Emmanuel Marotta di prima intenzione, Cuomo si gira, la dà per Marotta, gli è rimasto Marotta, Cuomo avevano duettato poco fa, proprio come Marotta, Cusati se ne va sulla destra, entra dal lato corto dell'area di rigore, spinta gigantesca, incredibile, è una spinta platealissima, l'arbitro probabilmente non ha voluto inserire, ma è stata una sbracciata evidentissima ai danni di Cusati che è finito a terra, l'arbitro da lontano ovviamente a pochi secondi dalla fine non ha voluto ulteriormente. Io Scaramantico prepartita, ma intanto il concreto è San Marzano 4 Flaminia, e oggi